In casa Juve c'è area di grossi cambiamenti, c'è area di rivoluzione ed il prossimo anno ci saranno novità molto molto interessanti. Io vedo che si prepara a fare no, a portare grosse novità, soprattutto per quanto riguarda Giuntoli, che ha intenzione di fare cose molto interessanti. Di fatto il vero primo grande anno di Giuntoli alla Juventus sarà il prossimo, partirà dalla prossima estate. E c'è un ingresso in casa Juve molto intrigante. Scopriamo il dettaglio tutto qui su FCM New Sport, e come sempre vi ricordo essere uno dei pochi canali sulla piattaforma a tenervi costantemente aggiornati in maniera totalmente gratuita. Quando si va, iscrivetevi al canale lasciando un like ai contenuti. Andiamo alla notizia, perché ormai sappiamo che il prossimo anno sarà il primo grande anno di ripartenza, cioè io ormai vedo questo come l'ultimo anno in cui si chiude il ciclo vecchio, cioè quello degli Alessandro, dei probabilmente anche dei De Sciglio, degli Allegri, di tutta quella gente che fa parte del vecchio ciclo che da anni la Juventus vuole mettere da parte. Non a caso John Elkann da tempo ha detto chiaramente vuole mettere da parte il periodo agnelliano, ecco, vuole aprire un nuovo ciclo, un ciclo vincente fatto di calcio sostenibile, di investimenti mirati e non a caso prende Giuntoli. E di calcio sostenibile non si può parlare quando hai un allenatore che becca quasi 9 milioni di euro all'anno. Tra la Juventus e Allegri siamo vicini a un addio, siamo vicini a quello che può essere un addio annunciato, una separazione annunciata a fine anno. Infatti le strade di Allegri e Juventus molta probabilità si separeranno, ma attenzione perché al suo posto ancora non si sa chi arriverà. C'è chiaramente la fortissima candidatura di Thiago Motta per la Juventus, ma attenzione perché una novità interessante ci arriva da calciomercato.com, perché si parla addirittura di una vecchia signora che vorrebbe portare a casa Maurizio Micheli. Maurizio Micheli, a detta, o meglio, per molti sarà un nome abbastanza sconosciuto, ma Maurizio Micheli è attualmente il capo scouting della società Napoli ed è al Napoli dal 2018. Lui di fatto era il braccio destro di Cristiano Giuntoli. Era il capo scouting del Napoli ai tempi di Giuntoli, e con Giuntoli hanno lavorato a stretto contatto per tanti anni al Napoli, andando a chiudere diverse operazioni, perché è chiaro che comunque Maurizio Micheli è uno che è stato artefice di tantissime operazioni per quanto riguarda il Napoli dell'era Giuntoli. Sono operazioni che hanno firmato, lui ha firmato tanti, lui e Giuntoli hanno firmato tanti acquisti insieme. E di fatto ha raccolto l'eredità di Cristiano Giuntoli. Lui di fatto ha preso molti più poteri quando al Napoli, quando è andato via Cristiano Giuntoli. Lui è stato dal 2008 al 2010 il direttore sportivo del Brescia, e tra i tanti colpi possiamo annoverare appunto, scusate, quello di un certo Hamsik, quindi non uno qualunque, che poi guarda caso è stato il perno del Napoli, poi che poi sarebbe diventato anche suo. Lavoro di scouting l'ha fatto tantissimo anche proprio al Napoli, dove Giuntoli lo ha voluto, e Giuntoli e appunto e Maurizio Micheli hanno lavorato tantissimo al Napoli, andando a creare un team molto interessante. Loro si confrontavano su ogni mossa di mercato, condividevano passo dopo passo quelle che erano le scelte di mercato del Napoli, e di fatto hanno creato una società, o meglio, hanno creato una squadra, quella del Napoli, con acquisti sempre mirati e con, diciamo, sempre nell'ottica del bilancio col più davanti e non col meno, cioè sempre occhio al bilancio, ma con competenza, e quindi cercando sempre di fare dei colpi mirati con la volontà non di sperperare soldi, perché vabbè, tanto siamo la Juventus, non ci vuole nulla, dietro abbiamo Exor, sperperiamo, ma con cautela, ma con conoscenza. Perché sembra banale, ma i famosi colpi alla Kim, Kvaratskhelia, Lobotka, Anguissa e tutti questi giocatori di Lorenzo e compagnia sono colpi fatti da un. Perché molti fanno soltanto i nomi dei vari Kvaratskhelia e quant'altro, ma i colpi al Napoli sono tanti da quel punto di vista. Lo stesso Lobotka è uno che quando l'ha preso il Napoli per una quindicina barra 20 milioni era un giocatore che. Ma come si fanno a spendere 18 milioni di euro per Lobotka, che è uno che arriva con la pancetta? Oggi Lobotka è uno dei 1.100 acquisti che ci sono in Italia. Dall'altro lato, lo stesso anno Juventus spendeva 38 milioni di euro per Locatelli, che sembrava invece ai tempi il migliore centrocampista sulla faccia della terra, ed invece abbiamo visto che non lo è. Da un lato la Juventus prendeva
giocatori come Moise Kean a 38 milioni di euro, il Napoli prendeva banalmente Kvaratskhelia a 10 milioni, il Napoli ha fatto investimenti importanti anche per Kim, 15 milioni, un difensore coreano mai sentito, e invece ha portato a casa grossi frutti. Lo stesso Di Lorenzo, potremmo anche citare Di Lorenzo, che è un colpo preso a 10 milioni dal Napoli, dall'Empoli. Guardate che difensore, che terzino è diventato Di Lorenzo. Per cui Giuntoli con Maurizio e Michele hanno lavorato molto bene in questi anni, e Giuntoli sarebbe spingendo per forzare la mano, per convincere lo staff Juventus a portare a casa proprio Micheli. In realtà è lo stesso Giuntoli che da settimane sta puntando forte su questo tipo di proposta, cioè è lui stesso a contattare molto spesso Micheli, a dire: ma sai che noi qui potremmo ricostruire quello che a Napoli non si può più costruire? Perché gli ultimi anni di Napoli ci hanno detto che quello dello scorso anno è stato davvero un exploit, ma a livello dirigenziale il Napoli è una polveriera. Lo stiamo vedendo con De Laurentiis, cosa sta combinando in questi anni, dopo aver creato un mini impero con Spalletti, con Giuntoli, con i giocatori valorizzati, con uno scudetto in casa, aveva la possibilità di creare veramente un ciclo incredibile. Secondo me il Napoli ha perso un'occasione ghiottissima, quella di poter diventare squadra reale, ed invece dopo un solo anno di scudetto hai smantellato tutto per colpa, secondo me, personalmente io credo, del tuo carattere, perché De Laurentiis se uno che vuole essere sempre al centro dell'attenzione, quindi vuole avere tutti i media su di sé, e quindi la possibilità di avere della concorrenza, vedesi Giuntoli, vedesi Spalletti, lo ha talmente irritato da dover sbottare contro tutti. E quindi Spalletti ora è diventato un allenatore che, vabbè, l'abbiamo mandato via noi. E quando si parla di Sarri, lui parla di Sarri come uno... Sarri gli ha fatto diventare grande il Napoli grazie al suo lavoro, è diventato un perdente per Spalletti. Giuntoli, meglio mandarlo via perché non sapevo che era juventino. Cioè, quelli che vanno via da Napoli c'hanno sempre il dente avvelenato, e lui ha sempre il dente avvelenato contro quelli che vanno via da Napoli. Questo vuol dire che il clima non è sereno, e quando il clima non è sereno ti può andare bene un anno come quello dello scorso anno, ma poi evidentemente tutto crolla. E chissà che questo non lo possa pensare anche a Maurizio Micheli, che quest'anno, di cui se ne sente pochissimo parlare, e tra l'altro il Napoli in questo momento è davvero una situazione complicatissima, cioè l'anno dopo dello scudetto tu vai a cambiare tre allenatori, l'anno prossimo potrebbe arrivarne un altro, quindi sicuramente ne arriverà un altro. Chi in questo momento va a sedersi in maniera serena sulla panchina del Napoli? Molti ci andrebbero, sicuramente. Però serenamente ci possiamo rendere conto che questa è una società veramente allo sbaraglio. Non a caso stiamo vedendo gli atteggiamenti di De Laurentiis anche nei confronti delle testate giornalistiche, che sono quelle che tra l'altro finanziano, ricordiamocelo, cioè Sky, DAZN, danno i soldi alle società per poter fare le interviste, trasmettere le partite, analisi post partita, insomma, pagano. E tu li tratti a pesci in faccia, ultimo la vicenda con Sky, con insomma vari giornalisti attaccati di varie situazioni, o DAZN. Insomma, Napoli in questo momento è un ambiente abbastanza complicato, per cui l'operazione di Giuntoli di spingere per un trasferimento a Torino di Maurizio Micheli potrebbe essere un'ottima scelta, anche perché la Juventus va incontro a questo tipo di mercato, cioè mercato sostenibile, andando a spendere poco, soprattutto giocatori che guadagnano poco, che magari sono poco conosciuti e che però poi in futuro ti possono portare delle risorse interessanti, anche perché ricordiamoci la Juventus ha anche il settore next gen, che è una, diciamo, spinta per quanto riguarda i giovani. Insomma, ne avremo da scoprire quest'estate tanti giocatori interessanti in orbita Juventus, possibilmente anche grazie all'aiuto di Maurizio Micheli, che potrebbe essere la nuova spalla destra di Giuntoli, questa volta alla Juventus.